Ciao a tutti ragazzi, sono ancora vivo, Chissà se sono ancora capace di fare un video decente. Scusate tantissimo per l'assenza in attesa, attesa di cui non vi ho potuto dire niente perché sono stato inattivo su tutti i social, YouTube, Telegram, Instagram e anche Facebook, sono proprio stato inattivo ovunque. Allora, questo video sarà un video solo parlato, appunto per spiegarvi il motivo di questa inattività. Quindi se non vi interessa, che so che è noioso sentirmi parlare, lo so, ma devo farlo questo video. Ci vediamo al prossimo video che sarà venerdì, un video che c'entrerà con la magia sicuramente. Piccolo spoiler, già credo un tutorial. Comunque, quindi se non vi volete sentire parlare, chiudete il video e ci vediamo venerdì. Perché invece ancora qui cominciamo. Allora, prima di tutto mi scuso ancora un'altra volta perché mi è dispiaciuto tantissimo che non ho potuto festeggiare il traguardo dei 5.000 iscritti insieme a voi. Vi ringrazio davvero moltissimo, non avrei mai e poi mai immaginato di arrivare fino a questo punto, davvero grazie mille e scusatemi se non ho potuto festeggiare subito e non ho potuto ringraziarvi, diciamo, non ho potuto ringraziarvi subito appena raggiunto il traguardo, ma posso farlo solo ora anche se li abbiamo superati. Però ho in mente di fare un contest barra giveaway che inizierà credo prossima settimana, comunque inizierà molto molto breve. Perché voglio festeggiare questi 5.000, voglio ringraziarvi davvero. Saranno dei bellissimi mazzi in palio. E quindi state aggiornati sul canale che arriverà a breve. Ma adesso voglio parlarvi della mia tremenda sfortuna che non mi ha permesso di registrare niente. Allora, innanzitutto io ho sempre filmato col mio cellulare. Per chi me l'ha chiesto, ho sempre risposto. Era un S4 mini. Che comunque filmava già abbastanza bene. Perché i video, dai, non erano così malaccio. Però questo il 27 agosto ha deciso di morire. Ha deciso di spegnersi così di punto in bianco. Siccome questa cosa l'S4 mini me l'aveva già fatto qualche tempo fa e l'avevo portato a riparare, ma evidentemente non era servita tanto o a niente, forse, non lo so. Ho deciso di acquistare un altro cellulare anche per poter migliorare la qualità dei video. Infatti, quello che vedete è filmato con il nuovo cellulare, un S6, che tra l'altro ha una qualità video che è pazzesca, veramente filma fino in 4K oppure in Full HD 60 fps, quindi è una bomba. Comunque devo provarlo un po', devo prenderci un po' la mano per poter fare dei video di una buona qualità, per cercare di fare video migliori. E comunque credo che per adesso il 4K non lo userò perché non ne vedo la necessità per i miei video, cioè per i video che faccio non credo che sia necessario l'Ultra HD, ma il 1080p a 60 fps li userò, sì, infatti li sto già usando tuttora, o almeno credo, se non è ancora 60 fps evidentemente devo ancora fare qualcosa, anche magari in fase di editing dovrò vedere. Comunque cercherò di filmare almeno in 60 fps. Comunque sì, io voglio raccontarvi la vicenda del telefono. Allora, come vi ho detto, a fine agosto, 27, 28, non so più, il mio S4 mini si è spento, buon così di notte, di punto in bianco, va bene. Allora, cosa ho fatto? Ho deciso di cambiare telefono e di comprare questo S6 su internet, non vi dico sito, non vi dico da chi l'ho comprato ovviamente. Comunque ho deciso di comprarlo rigenerato. Ci ha messo una settimana ad arrivare, ma poi finalmente è arrivato, ma non teneva la carica. La batteria del telefono io non lo so, che sfiga delle sfighe, davvero. Non lo so, non funzionava. E ad esempio in pochissime ore, senza nemmeno utilizzarlo con i dati spenti, con solo lui acceso, si scaricava in pochissime ore, quindi non era possibile una cosa del genere, che non tenesse la batteria in quel modo. Io non so, tutti comprano telefoni rigenerati, va tutto bene, a me no, vabbè. Allora ho deciso di contattare il venditore, più che altro per chiedergli che cosa fare in questo caso. Lui mi ha risposto dicendomi che avrei dovuto mandargli di nuovo indietro il telefono e se fosse riuscito a ripararlo, me lo riparava e me lo rispediva. E se non fosse riuscito a ripararlo, me ne avrebbe mandato un altro di pari modello, quindi un altro S6 rigenerato, ovviamente funzionante. Perfetto, allora ho deciso di rimandarlo indietro, ci ha messo di nuovo più o meno una settimana ad andare giù. Ovviamente ci ha messo una settimana ad andare su, ci ha messo una settimana ad andare giù. Quando gli è arrivato, ci ha messo ancora circa 3 o 4 giorni per guardarlo. Poi mi ha mandato una mail dicendomi che il telefono era fallito, diciamo, che non funzionava. Ma non aveva possibilità, non aveva disponibilità di altri telefoni e quindi avrebbe proceduto con il rimborso. Quindi, ok, mi ha rimandato i soldi indietro, ma ero ancora senza telefono. Sfiga. Quindi ero già a metà settembre e ancora niente S6. Allora ho deciso di prenderne un altro, ma questa volta nuovo, e da un altro venditore su un altro sito. Quindi l'ho comprato, ci ho messo 2 settimane o forse qualcosina in più, non lo so, ho perso il conto dei giorni, forse di aspettare. E finalmente è arrivato ed eccoci qui, ma siamo a inizio ottobre ormai. Quindi ecco spiegato il motivo della mia inattività, non sono morto, sono ancora vivo, ma questa era la storia. Chiedo scusa, ma comunque adesso possiamo ricominciare a fare video ancora migliori, perché questa è una qualità che è pazzesca. Spero.
Spero, cioè me lo direte voi. Ultima cosa, prima di concludere, voglio salutare i miei amici del corso, chi se vedranno il video, ma spero che lo guarderanno, dato che mi hanno chiesto. I miei amici del corso, i piemontesi e i siciliani, loro capiranno. Ciao, vi saluto tutti quanti. Quindi scusatemi se vi ho fatto subire tutta questa storia, vi ricordo di seguirmi su Telegram, c'è ancora sempre il mio canale Telegram, si chiama Andrea Melano, lo trovate scritto qui, che lì vi tengo aggiornati su tutto quello che succede sul canale e non comunque prima di tutti, quindi entrate nel canale, potete sapere più cose. Poi se volete andatemi a seguire sul mio profilo Instagram, trovate anche il nome scritto qui sotto, Andrea_Melano98, o comunque trovate tutti i link che vi servono sotto nella descrizione. Quindi tenetevi pronti per il contest, grazie mille ancora per i 5.000 iscrizioni, grazie mille davvero. Noi ci vediamo venerdì con un prossimo video che sarà un tutorial. Ciao ragazzi!